Applausi e lacrime per Prince Jerry nella Basilica dell'Annunziata a Genova, l'ultimo addio al 25enne nigeriano che lunedì si è tolto la vita lanciandosi sui binari della stazione di Tortona. Respinta la sua richiesta di soggiorno, gli è crollato il mondo addosso, vani gli sforzi fra cui quello di vedere riconosciuta in Italia la sua laurea in chimica. L'ultimo suo messaggio è stato un messaggio a un nostro volontario nel quale gli ha detto scusa Sergio. E pochi secondi dopo il suo telefono ha smesso di funzionare. Incerto il futuro anche per i 15 minorenni sbarcati dalla Sea-Watch. Hanno fra i 14 e i 16 anni, sono senza genitori e non si sa ancora che fine faranno. Sulla nave Nuova Bufera, in mattinata la Guardia Costiera la blocca nel porto di Catania per irregolarità. Più tardi il ministro dei trasporti spiega con questa foto quella che viene considerata una violazione. Stiamo parlando di un'imbarcazione, scrive, registrata come yacht di piacere e non in regola per azioni di recupero migranti. Secca la replica della Sea-Watch. A Sea-Watch non è pervenuta alcuna notifica di blocco amministrativo. Questa mattina la Guardia Costiera è arrivata a bordo presentando la relazione dell'attività ispettiva che è stata fatta nella giornata di ieri. Infine l'inchiesta a carico della Guardia Costiera. La Procura di Agrigento indaga per omissione di soccorso dopo il naufragio di un'imbarcazione il 18 gennaio. Al vaglio quei 180 minuti in cui fra Roma e Tripoli c'è stato un rimbalzo di responsabilità. 117 morti, fra cui donne e bambini, solo 3 i superstiti.